Abemus la proboscide! Perché tutte le volte che tocco sto fottuto gioco, ragazzi, ho paura? Ve lo dico già per il vostro bene, chiudete il video perché è un disastro. E lo credo bene. Bella ragazzi, sono Flame e bentornati, siamo qui oggi, ragazzi, di nuovo su Human Fall Flat, il gioco che farebbe bestemmiare anche mia madre. Siamo qui appunto oggi, ragazzi, per continuare la malatissima avventura del nostro uomo con un tacchino disegnato sulla testa e la proboscide in mezzo alle gambe. Volevo fare qualche premessa inizio video, ragazzi, ma già che non sono uno youtuber serio insomma è meglio che io stia zitto e vada direttamente al sodo. E anche quest'oggi, ragazzi, non vi schivate la like challenge, lasciando perdere i miei capelli che sembrano donna alle torri di Saruman. Anche quest'oggi, ragazzi, like challenge, anche quest'oggi dovete riuscire a superare la sfida dei mi piace. Perché, ragazzi, lasciate mi piace in modo normale, cioè con un semplice indice. Questo qui, contate le dita al contrario, questo è l'indice. Ecco, se mettete mi piace con l'indice, ragazzi, succedono cose disastrose. Per esempio, mi dica, ma lei intende del sesso? Oh mio Dio, penso che darò di stomaco. Quest'oggi, ragazzi, è abbastanza difficile. Dovete riuscire a mettere mi piace con la lingua senza andare direttamente in contatto con lo smartphone. Ragazzi, è abbastanza difficile, ma so che ce la potete fare. Questo, ragazzi, è anche un indovinello. Scrivetemi poi qua sotto nei commenti in che modo ci siete riusciti, e i più belli, ragazzi, finiranno nel prossimo video. Una volta fatto ciò, ragazzi, commentatemi qua sotto con scritto: quest'oggi, ragazzi, potremmo tirare le cappe sante. Io, ragazzi, direi proprio che ci starebbe davvero bene. Ma cominciamo subito. Allora, ci siamo lasciati, ragazzi, a questo bestemmiosissimo punto alla rampa, ragazzi, del barile. Dobbiamo riuscire a portare il barile di là, da quello che mi ricordo. In teoria, in pratica non lo so cosa cazzo fa, ragazzi. Ci sono i comandi che sono posseduti. Ok, adesso afferra il barile così, ribalta il barile. Bravissimo. Ok, perfetto. Con calma. Ho detto con calma, porca puttana. Di nuovo un altro barile di ronco, ragazzi. Un altro barile pieno di goblin. Se questo lo tiriamo verso la torre, escono i goblin. Spingilo. Vai così. Vai così. Vai così. Vai così. Adesso andiamo anche noi, come il barile. Vai così senza volare di sotto. Fantastico, ragazzi, fantastico, perfetto. Non cadere giù che ti faccio cioè, questo barile te lo infilo a modello supposta. Se escono i goblin anche dentro il retto, lo scopri poi. Mio Dio, che schifo. Bravo, vieni su. Bravissimo, aggrappati, tirati su. Bravo, così mi piace, mi piace, mi piace un po' meno. Porca mia, ragazzi, è posseduto, sembra un tonno. Dai, non litigare col barile, puttana troia, ragazzi, ma veramente come un deficiente. Non ce la faccio, mi fa troppo ridere questo. Sembra un macaco, ragazzi, sembra un fottuto macaco sopra la... Non cadere giù, ragazzi, è troppo stupido. Questa volta ce la faremo per Sparta. Per... no, Sparta non c'entra niente. Comunque dobbiamo riuscire a superare questo livello. Bravo, bravo, bravissimo, stai in equilibrio, perfetto. Bravo, bravo, metti una mano lì. Tirati su, da bravo. Bravo, bravissimo, sì, perfetto, perfetto, piano, piano, è fermo, non ci credo, dai, raga, ma che ingroppata male, ho detto, dai, ce la faccio, ma vaffanculo, tirati su, da bravo, così non cadere, porca, vacca troia, ragazzi, che culo, cosa fa, non devi ingropparti anche questo, per favore, sono il re della botte non perde mai, e questa volta arriveremo fino in cima, adesso ce la puoi fare, perfetto, perfetto, la mano è andata, tirati su, sta ingroppando il trave, se molli la mano forse ce la fai, bravo, bravissimo, e ragazzi, adesso dobbiamo riuscire ad arrivare qua in cima, mi sa che dobbiamo saltare e aggrapparci, dopodiché dondoleremo come ci ha insegnato Spider-Man. Dai, che ci arrivi, allunga, dai, c'hai le mani lunghe 6 metri, sì, che ce la fai, bravo, no, non girarti, non mostrarci la tua proboscide che non ci interessa, bravo, bravissimo, bravissimo, buttati dentro, ce la fai, ce la fai. Sì, sì, ragazzi, sì. Dobbiamo andare qua fuori probabilmente. Qui non c'è nulla, di là si vede il baratro, il grande baratro, non ce ne frega una minchia, ragazzi. Ok, usciamo dalla finestra. Mano qui e fuori. Ho una paura fottuta di finire di sotto, ragazzi, non scherzo, veramente c'ho l'angoscia. Allora, visto che tu sei idiota riconosciuto, teniamo la mano attaccata, attacchiamo questa e ci muoviamo proprio modello, ragazzi, mantide religiosa. Cioè, una zampa per volta, un'altra la mettiamo qua in cima. Bravo, adesso molla quella giusta, ragazzi, sbaglio mano, parte un rosario al contrario. Puoi mollarla la mano, cosa fa? Per favore, molla la mano, stacca quella cazzo di mano. Non la stacca, non la stacca, bravo, ok, perfetto. Ok, tieni la mano attaccata qui e poi proseguiamo lentamente. Non cadere giù, porca vacca, non cadere. Bravo, bravissimo, modalità macaco. I macachi possono accompagnare solo. Attacca, bravo, 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 bravo. Sì, sì, che ce l'abbiamo quasi fatta. Ok, tirati su. Bravissimo, bravissimo. Sì, adesso, ragazzi, un vero pro salterebbe direttamente dentro. E noi, infatti, ragazzi, siamo veri pro e saltiamo direttamente dentro. Ragazzi, proviamo senza una mano. Senza una mano, senza una fottuta mano. Mio Dio, ragazzi, cosa abbiamo fatto? Non cadremo di sotto. Quest'oggi siamo più hack del solito. E vai,
vai piano perché ragazzi veramente è ingestibile e so che con niente potrebbe veramente finire male. Tira giù questo ragazzi, dovrebbe tirare su il ponte con cui insomma il nostro personaggio si è accoppiato qualche giorno fa. Bravo, così ancora una mano, tira giù che ce la facciamo. Perfetto ragazzi, ok, buttiamoci di sotto, si è aperto il ponticello, voilà, ok. Allora, vedo un gancino là in fondo, che figata ragazzi, c'è il mulino, c'è un fighissimo mulino. No, oddio mio raga, che bordello. La situation ragazzi fa alquanto schifos. Sfoderos un attimo lo spagnolo per farvi capire la situazione de merdas. Ragazzi, riesco ad aggrapparmi con il gancio là in cima. Voglio almeno 8000 mi piace per questo epico episodio. Per il momento ragazzi è epico perché di figure di merda non fate ancora poco. Bravo, lentamente, lentamente, senza cadere. Devi andarci sopra, cosa? Non... Madonna mia, sta per saltare di sotto. Piano così, bravo, sul cornicione. Sul cornicione, perfetto. Salta sul capitello, sul capitello. Piano, lentamente, verso sinistra. Vai sinistra, vai a sinistra. Sì che ce la fa, ce la fa. Vaffanculo ragazzi, se restano appesi minchia a 90 anche Claudio Lippi. Riproviamo un'altra volta ragazzi, non mi arrendo. Allora, riprendiamo il gancio, poi proviamo a riattaccarci. Questa volta ce la dobbiamo fare per forza. Tiralo su, tira su quel coso lì, bravo, bravissimo, ok. Ok, che ce la facciamo, vaffanculo, ormai è pochissimo, minchia che botta. Ebbene sì ragazzuoli, con molta probabilità dobbiamo proprio dirigerci verso il mulino. Vediamo se riusciamo ad aggrapparlo qua ragazzi. Lo appoggio qua, poi mi arrampico lì sopra e provo a tirarlo su. Rimani sopra, rimani lì. Bravo, bravo aggancio. Ok, ok, adesso mollalo, mollalo. Ho detto di mollalo, non di volare giù, non volare giù. Molla quel coso, mollalo, mollalo, mollalo. Porca troia. Siamo vivi, ragazzi, siamo vivi. Vaffanculo, andiamo con la lanterna che facciamo prima. Con la lanterna ci arriviamo sopra. Porca mignotta, che male. Questa è la volta buona, raga. Abbiamo preso lo slancio, nessun ostacolo. È la volta buona, è la volta buona. Non cadere, minchia che culo, raga. Ho premuto giusto così a caso. Fottuto culo, incredibile. Perfetto, 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 perfetto. Cosa sta facendo? La mossa dello scarafaggio. Perfetto ragazzi, dobbiamo riuscire a salire sul mulino. Prendiamo il barile con i goblin e andiamo sul mulino. Sì, ok ragazzi, solito rimbalzo sulla proboscide che non ho ancora capito. Quello si rompe, cioè non è che te l'ha messo che c'è di ricambio dopo, eh. Qui un'altra mano, la mettiamo così e andiamo. Cerca di domare quel cazzo di barile. Bravo, bravissimo, bravissimo. Bravissimo, sì, sì. Ragazzi, ormai c'ho gli spasmi. No, raga, che figata, proviamo a prendere la pala. Proviamo a prendere la pala, sì. Sì, cazzo, sì. No, raga, è stupendo. Ragazzi, è bellissimo, vi giuro, questo fottuto gioco è spettacolare. Stiamo centrifugando abbastanza, eh. No, raga, vi giuro che dà un senso di vertigini che è incredibile. È veramente assurdo. Allora, che da parte là, ragazzi, l'abbiamo quasi fatta. Quindi ciò mi lascia pensare che siamo molto vicini all'uscita, che non si vede ancora, raga. Proviamo a usare un attimo questa corda. Vai, che ce la fai, verso il coso là in cima e oltre. E niente, non riusciamo. No, raga, non c'è modo di andare su. Conte se, ragazzi, in qualche modo dobbiamo riuscire a raggiungere quel tronco là in fondo. Ragazzi, idea stramalsata. Agguantiamo la pala del mulino. Adesso forse con due mani è meglio. Bravo, bravissimo ragazzi, prendiamo la spinta. E poi facciamo una cosa assurda. Secondo me ci sfracelleremo per terra come pochi. Vai così che ce la fai. Vai così, vai così. Mollati che ce la fai, vai così. Sì ragazzi, ce la facciamo, ce la facciamo. Madonna raga, chapeau. Molestiamo ragazzi un attimo questo tronco. Non so, adesso tiriamo un attimo qua, poi casomai ci serve dopo. Qualcosa mi dice che dobbiamo utilizzare sia l'incudine che l'ascia. No raga, fighissimo, possiamo fare il pinco panco con l'incudine. Però signor incudine, mi servirebbe un attimo l'ascia. Non ho ancora capito bene cosa devo fare raga, ma molto probabilmente dobbiamo scalare quella collinetta lì in cima. Idea del secolo, costruiamo una sorta di pinco panco con l'ascia. Non so se quello è il modo di portare un'ascia, comunque va bene. Ok, era decisamente meglio prima, questo te lo concedo. Dunque adesso dobbiamo mettere l'incudine dall'altra parte. Dopodiché salteremo e poi cosa fa raga? Non lo so, lo scopriremo dopo. Prendi l'incudine, vai così che non ti è ancora scoppiata l'ernia. Ma cerca di spostarle come una persona normale, perché deve rimbalzare sulla proboscide ogni volta. Tira su quest'incudine, tira, tira. Sforzali, sforza sulla proboscide. Usala, puntellati. Non ci va, non ci va, non ci va. Affanculo, non ci va. Ragazzi, ce l'abbiamo fatta. Il punto è che non va giù l'ascia. Non va, non va giù. Questo mi lascia pensare che dobbiamo utilizzarlo giusto come rampa per saltare il muretto. E questo ragazzi mi fa venire in mente una cosa veramente straca. Prima avviciniamolo perché così raga non ci arriverò mai. Tiro questo cazzo di ascia. Bravissimo, sull'ascia, così, verso l'infinito e oltre. Buzz Lightyear a 90 anche qui. E anche qui, anche se non l'ho mai utilizzato ragazzi, vaffanculo di pochissimo. Porca mignotta, avviciniamo questo. No, porca mignotta, abbiamo fatto un disastro. No raga, non ci credo, ci ho messo mezz'ora a metterlo questo, non voglio crederci. Proviamo anche così se ce lo fa. No, raga, adesso dobbiamo farcela per forza. Adesso i tempi sono maturi.
è un po' traballante, ma penso vada bene lo stesso. Va bene lo stesso, è sceso. Puttana troia, che è uscita la milta, vaffanculo. Andiamo su così che mi sono rotto le palle. Ancora un po' che ci riesci, sì. Perfetto ragazzi, salami qui, in cantina possono accompagnare solo. Bravissimo, fiero, dirigiti verso la tua prossima meta, che non so... Allora, c'è un secchio lì in cima, ragazzi, con una corda. Ragazzuoli, c'è un buco qua sotto. Voilà, eccolo qui. Però dobbiamo tirare giù il secchio. E l'unica cosa, ragazzi, che mi viene in mente a questo punto è utilizzare questa sorta di portone come rampa per scalare la pianta. Ragazzi, potrebbe essere possibile. Dai, che ce la fai. Da bravo, bravissimo così. Appoggialo che ci sta. Spero non cada giù, altrimenti facciamo un volo nel dirupo come pochi. Bravissimo. Ragazzi, sta tenendo. Vai che ce la fai, perfetto. Bravo, madò che vento che tira. Ok, adesso aggrappiamo il secchio. Bravissimo. E buttiamoci giù nel buco. Staccati, bravo, bravissimo. Giù, nel modo più alto possibile. Ragazzi, entrata di scena spettacolare, manco Batman. Dobbiamo riuscire ad arrivare sopra quella piattaforma. Adesso cerchiamo di dondolarci un po'. Poi che ce la facciamo, vai così. Che siamo abbastanza slanciati, sì. Perfetto, ok, sbattuta di proboscide come sempre. Quando volete scommetterci che faccio un salto di merda. Non saltare di sotto per l'amor di Dio. Vai così. Puttana, ragazzi, non mi ero accorto che era finito il pavimento. Che cazzo succede, ragazzi? Non me ne ero accorto, bruttissimo. Effetto orribile, tra l'altro non era neanche saltato prima, a momenti voleva andare di sotto. Per superare il prossimo, dunque, dobbiamo tirare giù la palla, ragazzi. Dobbiamo tirare giù la palla e tirare giù questa sorta di savoiardo sopra le rocce. Vai così, giù palla, vai così, tira giù tutto. Effetto domino, da bravo, così scala tutto. Perfetto, adesso andiamo verso la prossima roccia, sì. Perfetto, perfetto, ragazzi, provata. Entra di scena, manco zio uditore. Minchia, ragazzuole, minchia che parkour. Ragazzi, il salto più brutto, il salto forse finale. Non volarti sotto, che non voglio ripetere tutto da capo. Per il potere della proboscide, so che puoi farcela. Vai così, vai così, vai così. Salta, sì. Perfetto, perfetto. Madonna, raga, che salto. Che salto, sì, ragazzi, provata. Allora, ragazzuoli, qualcosa mi dice che dobbiamo spararci con la catapulta contro il portone. Adesso ci cominciamo a tirare questa leva. Non tirarla con la testa, casomai, che è meglio. Monta sopra, perfetto. Tiriamo la leva e ci sfracelliamo con... quella lì, per fortuna ci siamo aggrappati, ragazzi. Ci siamo aggrappati, non schiacciarti. Minchia, che culo. C'è un buco sulla cancellata che noi probabilmente dobbiamo spararci dentro. Non beccherò mai il buco, raga. Farò una sfracellata contro il muro, porca. Non mi lamento, ragazzi. Forse in modalità macaco riusciamo a entrarci. Molto lentamente, molto lentamente. Bravo, 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 bravo. Adesso, ok, scendi giù, piano, piano ancora. Molla la mano destra, bravissimo, bravissimo. E adesso cerca di entrare dentro. No, mettila lì, bravo, dentro. Spingiti come un idiota, perfetto, ragazzi. Superata anche la cancellata, minchia. Proagile qua, ragazzi, quest'oggi. Ok, l'uscita deve essere da qualche parte. Volevi, guarda che faccia, ragazzi. Abbiamo trollato questa volta l'uscita di scena. La facciamo in grande stile, che poi è uguale alle altre, ragazzi. Ci buttiamo dentro in modo hack. Ma ragazzi, superiamo il castello e io non ci posso fottutamente credere. Siamo sulla spiaggia, ragazzi. La vedo una sorta di ruota panoramica, che poi non è una ruota panoramica, sarà probabilmente sempre una ruota di un mulino. Si vede già, ragazzi, in stra relax. Questo pensa già di aver finito il suo lavoro, invece no. Niente, ragazzi, io direi di poter terminare qui questo episodio. Abbiamo fatto il devasto assurdo, ragazzi. E devo ammettere che il livello medievale, raga, per ora è quello che mi è piaciuto di più. È veramente fottutamente stupendo. Fa incazzare un po' tanto, raga, ma quest'oggi devo ammettere che sono stato abbastanza pro player. Nel prossimo, secondo me, ragazzi, anche qua i sarti verranno giù con la maglieria e faremo dei calendari di lana. Minchia, raga, qualcosa di spettacolare. Grazie mille. Io spero, ragazzi, che questo video vi sia piaciuto. E se vi è piaciuto, di lasciarmi un bel mi piace e un commento, ragazzi. Iscrivetevi al canale. Se volete, trovate Facebook o Instagram in descrizione nei commenti. Come al solito, ragazzi, è che dire Guido Flenda, il padre eterno, che quest'oggi, ragazzi, non c'è. Si vede che si è messo in sciopero come il nostro amico. E appunto, dall'uomo proboscide è tutto. È uscito un altro video alle 14 di Next, ragazzi, quindi nel caso non lo foste persi, trovate comunque il link qua sotto nei commenti. È tutto, bella lega. Mi chiamo Tejota, he vuelto a mi ciudad. Como se nota que aquí faltaba ya. Casi que no reconozco al barrio. Ha matado a mi madre, balaste el adversario. Voy a vengarla con los Grove Streets. Desde Rider, Big Smoke hasta Sweet. Cárgame mi M16. Voy a matar a todo el que se cruce como lo veis.